Eccomi qua, buonasera. Dunque, sto aggiustando il volume del microfono. Buonasera, buonasera. Sono qua semplicemente per un annuncio, quindi un brevissimo annuncio. Questa non è una trasmissione vera e propria. Il ritorno di Monologhi Sperimentali. L'ultima puntata di Monologhi Sperimentali avevo detto che avrei ripreso dopo il caldone, dopo il super caldo, no? In realtà l'idea era quella di riprendere già a fine agosto o a inizio settembre. E in verità, oggi è l'8 ottobre e non abbiamo ancora, e non ho ancora ripreso. Quindi diciamo che work in progress, insomma, arriverà, ecco, arriverà a breve, a brevissimo la nuova puntata. Però sono qui appunto per annunciare la ripresa di Monologhi Sperimentali. Monologhi Sperimentali, per chi non lo sapesse, è una costola, diciamo, una figlia, una diramazione da quello che, di quello che era Dialoghi Sperimentali, che speriamo torni anche Dialoghi, e lo faccio io da sola. La prossima puntata avrà come titolo, scusate, l'ho inventato io, ma a memoria non me lo ricordo più, L'arcana soglia del genio. E qui metterò dentro più cose, parlerò del mio nuovo allestimento di Dea Luna. Dea Luna è un mio spettacolo di sperimentazione vocale, teatrale, musicale, sonora, creativa, un viaggio arcano, un viaggio iniziatico, un percorso esoterico, un atto psicomagico. Ecco, vedetelo come volete in questi ambiti, che farò all'Istituto Brera di Novara il 12 di novembre. Con il genio mi attaccherò anche a quello che è il mio laboratorio teatrale, il genio nella maschera, che io tengo sempre presso l'Istituto Brera di Novara. E parlerò in generale però dei miei lavori creativi, che sono anche lavori che non sono specificamente teatrali, che non sono necessariamente quelli, no? Ecco, però voglio spaziare, ovviamente spazierò con le mie creazioni e spazierò con le creazioni di altri artisti e di grandi maestri. Io parto sempre da me non perché voglio pompare il mio ego, non è proprio quella la mia intenzione, lo dico con tutta sincerità e onestà che spero accogliate davvero come qualcosa che sto dicendo col cuore, ma parto da me perché è quello che conosco di più, è quello che mi fa liberamente creare e mi dà la possibilità, diciamo che in questi spazi, in queste trasmissioni, ho la possibilità di potermi esprimere, ecco, anche da un punto di vista di quelli che sono i miei percorsi creativi e artistici. Bene, anche se questa è una semplice presentazione, non è una trasmissione, io qualche contributo lo voglio mettere dentro, cambio degli occhiali. Allora, un contributo mio, ultimamente mi sto lanciando in queste composizioni di misti di canzoni, cioè dove prendo, diciamo, il testo di una canzone e viene mischiato, cioè viene cantato sulla musica di un altro brano. L'ho fatto anche con Ti sento, Glory Box, che ho trasmesso anche un paio di volte, mi sembra, tra monologhi sperimentali e una presentazione tipo questa, di questa sera. Invece adesso parliamo di Amandoti e Curami, due noti brani dei CCCP Fedeli alla Linea, i bellissimi testi di Lindo Giovanni Ferretti, su però musica di un brano che non c'entra assolutamente niente, che è Sunny, di Bobby Ebb, che poi è diventato un noto standard jazz, qui su base per pianoforte. Ecco, ho fatto questa mistura di addendi anche con qualche piccola licenza poetica ispirata da emozioni, diciamo, del mio presente più così metafisico, cerebrale e poco tangibile, una sorta di sublimazione, no? Allora, condivisione dello schermo. Intanto prepariamo. Ok. Condivido con voi Amandoti, Curami, Sanni.
amarti ma fatica mi svuota dentro qualcosa che assomiglia a ridere nel pianto. Amarti ma fatica mi dà malinconia, che vuoi farci? È la vita, la mia. Amami ancora, fallo dolcemente, un anno, un mese, un'ora, però perdutamente. Amami ancora, fallo dolcemente, un anno, un mese, un'ora, un minuto, non so, ma solo perdutamente, perdutamente. Amarti mi consola le notti bianche, qualcosa che riempie vecchie storie fumanti. Amarti mi consola, mi dà allegria, che vuoi farci la vita, la vita, la mia. Amami ancora, fallo dolcemente, un anno, un mese, un'ora, perdutamente. Amami ancora, ma fallo dolcemente, un anno, un mese, un'ora, un minuto, un secondo, non so, ma perdutamente, solo perdutamente, sempre perdutamente. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Curami, curami, prendimi in cura da te, prendimi in cura da te, curami, curami, che ti venga voglia di me, che ti venga voglia di me, e prenditi cura di me, sì, prenditi cura di me, sì. Verranno al contrattacco con elmi, armi nuove, verranno al contrattacco, ma intanto adesso sì. Amami ancora e fallo dolcemente, un anno, un mese, un'ora, o non fare niente. Sì, curami, amami ancora, ma fallo sempre dolcemente, un anno, un mese, un'ora, un giorno, perdutamente, perdutamente, perdutamente. Eccola qua, ok, questa è una delle mie, di questi miei, diciamo, esperimenti assolutamente, oddio, scusate, volevo accendere una luce, no, sto facendo prove luci perché questa sera sono in un'altra location, che poi è un'altra stanza di casa mia, e non è che sia sta location misteriosa, chissà dove sono, chissà dove mi trovo, però sto facendo delle prove di luci, anche, sono anche con un altro computer, anche con un'altra webcam, insomma, vabbè, comunque faccio prove ed esperimenti vari, visto che dialoghi e monologhi sperimentali sono tutti lavori fatti in casa. Quindi questo era un mio esperimento, che è semplicemente un omaggio a dei brani che amo, non vuole essere niente di più. Chissà se sarà inserito in Dea Luna, in quella del 12 novembre, chi lo sa, lo scopriremo presto.
Quindi la nuova puntata di Monologhi Sperimentali sarà un altro flux, un altro flusso come fu la puntata precedente in cui io diciamo mi sono data la licenza poetica e non poetica di poter parlare liberamente senza essere necessariamente costretta in un titolo stretto, in un filo conduttore. Il genio e il lavoro della liberazione del genio è un po' il percorso che io faccio nella mia vita, è qualcosa che io cerco, su cui lavoro, sperimento sia dal punto di vista artistico che didattico che esperienziale, e anche su di me nella vita. Trovo che se posso suggerirlo anche a persone amiche, perché io credo che dentro ognuno di noi ci sia un genio, il famoso genio nella lampada, non racconta niente di astratto e niente di avulso dalla realtà. È qualcosa che è dentro di noi, qualcosa che fa parte di noi, bisogna soltanto lasciarlo uscire fuori. E questa sera, per chiudere questo incontro brevissimo in cui vi preannuncio che tra poco arriva la nuova puntata di Monologhi Sperimentali, la ripartenza di Monologhi Sperimentali, che appunto a giorni vedrete la puntata nuova. Ora metto un altro contributo e poi vi saluto, ecco, se no facevo la puntata stasera e non stavo a presentare niente. Solo che ci prendo gusto una volta che sono qua, ma ripeto, non è un parlarsi addosso, è un avere l'opportunità di tirare fuori delle cose, cose che trovo importanti, potere trattare di certi argomenti. Monologhi Sperimentali resterà dei monologhi, cioè resterà un monologo in cui io fondamentalmente parto da me per poi cercare di andare altrove, cioè il viaggio parte dalla porticina di casa per poi andare oltre. Ci saranno contributi poetici, spero anche contributi creativi artistici se la piattaforma me lo consente, perché vi assicuro che questo genere di piattaforme dà un sacco di problematiche da un punto di vista tecnico, tecnologico, per poter rendere al meglio dal vivo per chi appunto poi la risorsa tecnica la vuole perfetta, perché altrimenti viene snaturato il lavoro. Quindi io proporrò delle mie cose, ogni volta sarà libero e bello, sperimentando sempre comunque. Vabbè, allora, questo non era in programma, anzi fatemi controllare se c'è. Scusate, metto un secondo in pausa. Ecco, pausa finita. Allora, lo so che sto mettendo dei brani che poi sicuramente riproporrò nelle puntate di Monologhi. E quello che sto per mettere adesso l'ho già riproposto in un'altra versione. Però, ragazzi, cioè, se non vi va, spegnete, perché tanto non devo rendere conto a nessuno. Ho già così pochi spazi per esprimere il mio lavoro che quelli che mi creo io li uso un po' con quello che sento. Allora, io sento il desiderio forte di riproporre un brano che ho già proposto, ma in un'altra versione che in queste trasmissioni qua non è ancora stata proposta, che è Ti sento Glory Box, versione 2. Ti sento Glory Box, versione 1, l'ho già proposto, il testo di Ti sento, cantato su una base per pianoforte di brano Glory Box, poi scrivo tutto nei credits. E questa seconda versione, allora, la prima aveva un po' la stessa fonte di ispirazione, molto simile, perché era un po' un messaggio nella bottiglia, e lo dico con la massima sincerità, un messaggio nella bottiglia verso una persona a cui volevo lanciare proprio un rivedersi, un riconnettersi. Nella seconda versione ancora di più, perché mi è scaturita, diciamo, da un sogno. Io ho fatto un sogno molto forte, molto significativo, in cui mi ricompariva questa persona e mi veniva voglia, mi è venuta voglia proprio di rifare il brano con un intento ancora più specifico. Quindi, allora, dal punto di vista creativo, secondo me è il risultato è molto. Io ne sono comunque soddisfatta, e non sempre sono soddisfatta di quello che faccio artisticamente. Quindi, insomma, mi sembra degno di nota e vorrei farlo sentire. La versione 2 di Ti sento, il testo di Mattia Bazar, il brano di Mattia Bazar, ma cantato sulla musica di
Glory Box dei Portishead in versione pianoforte, dedicato così a un arcano. Adesso comunque lo sentiamo e vi auguro appunto un buon ascolto, una buona emozione, e che il genio in qualche modo passi anche da lì, anche da questo brano che vi propongo, che possa suscitare delle emozioni, che possa ognuno poi utilizzi in qualche modo la poesia, l'arte, per il proprio vissuto, no? Perché non c'è un proprietario, nel senso, io ci posso aver messo dentro un'emozione, ogni artista utilizza poi delle sublimazioni, delle emozioni della propria vita, dei propri sogni, dei propri amori, della propria storia, del proprio passato, del proprio avvenire, e di sé, del mondo e dell'universo e di altre dimensioni. Però poi io posso aver messo quel significato, la tot persona può arrivare qualcosa di completamente diverso, ma l'importante è che si condivida l'emozione nell'oblio, nell'abbandono di sé. Un saluto, a presto quindi con la ripresa di Monologhi Sperimentali, e il brano ora è, stavo dicendo il contrario, Glory Box, ti sento, vabbè, non cambia nulla, ti sento Glory Box, condivisione. Allora, è un audio, in questo caso avevo anche qua il video, ma non, scusate, il bello della diretta, ma non l'ho trovato in questo computer qua, perché è un altro computer, e quindi condividi suono, no, oh mannaggia, scusatemi, allora facciamo una bella pausetta, Ok, sono riuscita a fare la condivisione del suono. Ce l'abbiamo fatta. Ok, ed ecco il brano. La parola non ha né sapore né idea, ma due occhi invadenti, petali d'orchidea. Se non hai anima, se non hai anima, ti sento, la musica si muove a pena, ma è un mondo che mi scoppia dentro. Ti sento un brivido lungo la schiena, un colpo che fa pieno centro. Per te, mentre l'ombra del sonno
lenta, scivola via. Atlantide, isola persa.